Siamo nati e non moriremo mai più, è la frase con la quale viene spesso ricordata Chiara Corbella ed è stato così anche per le decine e decine di giovani che hanno affollato la chiesa di San Martino a Negrar per conoscere o tornare sulla figura straordinaria di questa giovane romana tornata al padre nel 2012, stroncata da una malattia che aveva preferito non curare finché era in gravidanza per non danneggiare il figlio che portava in grembo. Un dono che lei aveva era la vigilanza. L'attenzione, perché quello che gli capitava, anche delle cose anche destabilizzanti, appunto come ricevere appunto la notizia di una gravidanza difficile come quella che ha vissuto lei aveva la prontezza di metterla subito nella relazione con Dio, di non cercare il colpevole o di non cercare altre soluzioni, se non cercare prima il senso dentro la relazione che lei aveva col Signore. Una vita felice quella di Chiara, ma anche travagliata negli ultimi anni per i lutti dei due figli, eventi che l'hanno forzata a scavare per scoprire il senso della vita e l'hanno avvicinata a Dio sviluppando a pieno e in breve tempo i ruoli di madre e moglie, una santità della porta accanto alla sua e un esempio che parla molto ai giovani. Io credo che non solo ai giovani, ma anche a tutti gli altri, c'è da dire che la vita cristiana fondamentalmente non è una vita retta, non è una vita coerente, che la vita cristiana è una vita in cui si manifesta un amore, cioè l'amore che uno vive in questo rapporto con Dio che è Padre e che solo noi cristiani abbiamo ricevuto come una rivelazione nel Figlio di Dio, insomma, che noi possiamo vivere.